siamo un po' in ritardo, chiudiamo in fretta e passiamo subito il microfono e la parola a Mauro. Grazie. Grazie a te. Buongiorno a tutti. Allora, facciamo così, visto che non è la solita conferenza con tantissime persone, eccetera, facciamo, come dire, una chiacchierata tra amici. Per cui io vado a braccio e voi mi direte quando devo smettere. Quando volete io smetto. E facendo una chiacchierata tra amici facciamo anche così, voi mi interrompete quando volete. Ok? Quindi non aspettiamo la fine. Quindi mi vengono domande nel corso, nel durante, alzate la mano, magari voi mi date, controllate anche se qualcuno alza la mano, magari se me lo perdo, e così facciamo la chiacchierata. Allora, per chi non mi conosce, è necessario, siccome bisogna sempre, dico spesso, prendere le misure a chi parla, no? Perché non bisogna mai credere, bisogna sempre ragionare con la propria testa, perché la cosa più rischiosa è quella di credere passivamente alle cose che si sentono dire. Viviamo in un mondo che è pieno di maestri, io vi dico subito che non sono neanche un bidello, con tutto il rispetto per i collaboratori scolastici, quindi assolutamente bisogna prendere misura a chi parla. Allora, nonostante le cose che sentirete, che io vi dirò, io non sono un ufologo, non mi sono mai occupato di ufologia, non ho mai visto un UFO in vita mia, anche se vivo avendo il Musinè lì di fronte, basta che apro una qualunque finestra di casa mia e vedo il Musinè, e non ho mai visto un orbs, insomma assolutamente nulla. Allora, invece di che cosa vi parlo? Io sono un traduttore di ebraico antico, traduttore professionale. L'ho tradotto per 10 anni per conto delle Edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento tradotti da me. Il mio lavoro è questo qui. Io devo tradurre letteralmente l'ebraico, i miei incarichi prevedono che io faccia una traduzione letterale, cioè io devo andare a cercare il significato originario delle radici consonantiche delle lingue semitiche. Quindi traduco scrivendo da destra a sinistra esattamente come è scritto l'ebraico, devo controllare che l'ebraico sia scritto giusto, devo controllare che il testo greco sia scritto giusto e devo pubblicare qui sotto l'analisi grammaticale filologica di tutti i verbi dei testi che traduco. Io finora ho tradotto 23 libri dell'Antico Testamento, 17 sono già stati pubblicati, altri 2 li hanno le Edizioni San Paolo, che non pubblicano più, non pubblicheranno più, perché da quando io ho cominciato a pubblicare questi libri qui, mi hanno tolto tutti gli incarichi. E adesso ho finito l'altro, che uscirà più tardi entro settembre. Comunque ho deciso a un certo punto di cominciare a divulgare le cose che trovo, che riscontro e che per primo stupiscono me, perché io traduco dal codice masoretico di Leningrado, che è il codice biblico più antico che si possieda, e vengono fuori delle cose curiose e interessanti. E allora ho cominciato a raccontarle. Ho cominciato a raccontarle mantenendo sempre la stessa metodologia, nel senso che io, siccome appunto non sono un maestro e non ho nessuna verità da divulgare, io metto sempre in gioco le cose che dico, per cui pubblico i versetti in ebraico, pubblico la traduzione letterale sotto, poi pubblico la mia analisi, e tutto il libro è costruito così, in modo che chiunque possa o verificare o far verificare le stupidaggini che dico. Nel senso che basta andare alla comunità, io ho studiato ebraico con la comunità ebraica qui a Torino, quindi basta andare alla comunità ebraica e far controllare se le traduzioni che io ho scritto sono pertinenti o meno. Allora, quando si parla della Bibbia, normalmente noi abbiamo, siccome parlo della Bibbia, e quindi parlo di un argomento molto delicato, perché riguarda la fede delle persone, allora per prendermi le misure
dovete sapere che io non mi occupo di spiritualità, non mi occupo di Dio, non mi occupo degli angeli, di questo io non so nulla, non so assolutamente nulla. Quindi non fatemi domande sui mondi spirituali, perché i mondi spirituali non li conosco. L'unica cosa che vi posso dire è che nella Bibbia quei mondi spirituali non ci sono. Non dico che non esistono, dico che non ci sono nella Bibbia. Nell'Antico Testamento non c'è neanche Dio, cioè non c'è neanche quel Dio che ci viene presentato come originato dall'Antico Testamento. L'Antico Testamento ci racconta altre storie, adesso alcune le vedremo. Non so bene che cosa vi racconterò, ripeto, quando io qui devo smettere, voi mi dite smetti e io smetto. Per cui, quando si parla di certi mondi, io lascio che parlando siano gli esperti. Io faccio il mio mestiere, quindi vi racconto ciò che leggo. E quando si studia attentamente la Bibbia, la prima cosa che si impara è che sappiamo di non sapere. Nel senso che noi pensiamo, così nell'inconscio collettivo, che la Bibbia sia un testo antichissimo, fermo così da sempre, che è stato, perché così ci viene insegnato, che è stato ispirato, e che da millenni contiene delle verità. La Bibbia che possediamo noi è una Bibbia che è stata fissata, diciamo definita e sigillata, quando qui da noi regnava Carlo Magno. Quindi siamo tra l'ottavo e il nono secolo dopo Cristo. Quindi non è un libro antichissimo, è un libro dell'800-900 dopo Cristo. È una delle tante Bibbie possibili, cioè quella che possediamo noi è quella che è stata vocalizzata da una scuola che si chiama Scuola di Tiberiade, che era in contrasto con altre scuole, quella samaritana, quella palestinese, quella babilonese, hanno vinto loro, e quindi noi possediamo la Bibbia che contiene la loro interpretazione ideologica e teologica. Se avessero vinto altri, possiederemo altre Bibbie. Quindi quando si parla di Bibbia sappiamo di non sapere. Questa è la convinzione con la quale lavoro io. E ovviamente per fare il mio lavoro, adesso ovviamente lo faccio solo più per conto mio, perché a livello professionale non lo posso più fare, io uso i testi e i dizionari pubblicati in Israele, curati dai rabbini, i dizionari di etimologia ebraica, proprio perché il mio compito è quello di andare a cercare il significato originario delle parole ebraiche. E che cosa hanno fatto questi della scuola di Tiberiade? Allora, anche chi non si occupa di questi temi sa che l'ebraico non ha le vocali, cioè l'ebraico viene scritto soltanto con le consonanti. Tra l'altro l'ebraico antico veniva scritto con una fila ininterrotta di consonanti, cioè non c'era neppure la divisione tra le parole. E quindi qualcuno doveva intanto identificare le parole, dividerle e poi attribuire a queste parole il significato aggiungendo i suoni delle vocali. Questo è stato fatto appunto da questa che dicevo, la scuola di Tiberiade. Altre scuole avrebbero vocalizzato diversamente. E quindi è stato fatto non sulla base di regole grammaticali o sintattiche, ma è stato fatto sulla base di idee, quindi di ideologie e di teologia. Cioè loro hanno introdotto il significato che loro volevano introdurre. Vi faccio un esempio di che cosa significa fare questo tipo di intervento. Qui c'è scritto Sefer,
Se io ci metto queste due vocali, vedete tutti, che sono due A, questo qui diventa safar e vuol dire contare. Se io invece di queste due vocali metto queste due vocali qui, che sono due E, diventa sefer e vuol dire documento, libro, scrittura. Se io invece di queste due vocali qui metto queste due vocali qui, diventa sofer e vuol dire segretario. Siccome siamo in una, quindi siamo dal verbo contare a libro, scrittura, documento, segretario, siccome siamo in un testo in cui c'è la sfilza di consonanti, se io dopo ci metto questa consonante qui, che potrebbe essere l'articolo della parola successiva, quindi io posso spaccare la parola qui, oppure posso spaccare la parola qui, qui ci metto queste due vocali, questo diventa sifra e vuol dire cifra, numero 3, 4, 5, eccetera. Se io lascio tutto così, questa parola sifra, e continuo a leggersi sifra, ma metto un puntino qui in mezzo, questa parola sifra vuol dire libro di lei. Ci stiamo capendo? Quindi questo è il lavoro fatto dai Masoretti. Io adesso sto studiando su dei lavori di rabbini come Rav Shlomo Bechor, eccetera, che sono dei testi dove, pensate, all'inizio c'è scritto: questo testo è talmente sacro che non deve essere portato in bagno, ma sarebbe anche abbastanza scomodo perché è un colone di 1000 pagine, e non deve essere portato neppure in una camera da letto dove ci siano due sposi, perché l'attività sessuale lo contaminerebbe. E studiando su questi testi si capisce come la Bibbia si può far dire tutto ciò che si vuole, o quasi. Con questo, teniamo presente che nessuno al mondo sa, siccome io seguo gli studi di filologia semitica dell'Università Sapienza di Roma, nessuno sa, nessuno al mondo sa, come fosse vocalizzata la Bibbia quando è stata scritta. Noi conosciamo la Bibbia che è stata vocalizzata al tempo di Carlo Magno. È chiaro? Quindi, una cosa certa è che sulla Bibbia non si possono costruire delle verità. Ora, questo lo so io e lo applico al mio lavoro, per questo dico non sono neanche un bidello, oltre a non essere un maestro. Però lo dovrebbero dire i teologi, lo dovrebbero dire i cabalisti, che fanno dire alla Bibbia tutto ciò che vogliono, tutto il contrario di tutto. Lo dovrebbero dire, diciamo, i cosiddetti esoteristi. E invece tutti regolarmente dicono: ah, la Bibbia dice così e vuol dire questo, oppure, questo è l'atteggiamento più comune, la Bibbia li dice così ma in realtà voleva dire che. Bisognerebbe sempre dire forse. Forse. Allora, uno dei più importanti esegeti ebrei, che era Rashid Troy, diceva appunto che alla Bibbia si possono attribuire anche 70 significati diversi, ma ce n'è uno che non possono non avere, che non può non avere, e che è il significato letterale, cioè il significato primo, quello che lui chiama la peshat, cioè il significato semplice, immediato, quello delle parole, che ovviamente però, già abbiamo visto, sono state vocalizzate così.